Buongiorno a tutti e benvenuti al nuovo webinar di Altaro VM Backup versione 6. Per prima cosa permettetemi di presentarmi. Mi chiamo Massimiliano Donna e seguo il pre-post vendita e sono lo specialista di prodotto di tutte le nostre soluzioni a listino offerte da Sintel. Lavoro in Sintel da oltre 5 anni. La mia specializzazione converge verso il mondo delle telecomunicazioni e sicurezza informatica con un'esperienza di oltre 20 anni. Prima di iniziare questa sessione di webinar vorrei un attimino focalizzarvi sulla dashboard, in quanto sfruttando la sezione chat questo, potete pormi delle domande durante la presentazione. Non le potrò leggere in tempo reale, però alla fine di questo webinar sarà mia cura leggerle e darvi una risposta in modo da avere un'interazione immediata. Per particolari quesiti vi invierò un'email a parte successivamente. Un piccolo focus su chi è Sintel e cosa facciamo. Sintel è nata nel 2005 ed ha la sede principale in Francia. Le filiali poi sono in Italia, Turchia e Marocco, con una forza di dipendenti di oltre 50 persone. Noi seguiamo tutto quanto il mercato europeo e parte dell'Africa. Siamo pionieri e leader nella soluzione del service provider e abbiamo una forte partnership con tutti i nostri vendor. Qui, da questa slide, potete vedere i brand trattati nel nostro campo della parte della telefonia IP. Quindi possiamo vedere i Media Gateway della Audigos, Dialogic, Sangoma, Media5, e che si possono anche convertire in SBC della parte sia di Acme Packet e anche Audigos Sangoma. Abbiamo la possibilità di offrire il text-to-speech di Nuance, i Media Gateway GSM dell'IQSIM, centralini IP, puri IP dell'IPG e ovviamente anche per concludere questa parte qua i telefoni della Snom con le relative cuffie che noi offriamo nell'Exound. In quest'altra slide invece potete vedere i brand dedicati alla sicurezza e alla gestione dei dati, quindi passiamo dai firewall della StormShield, la protezione degli endpoint a livello antivirus quali Kaspersky, Symantec, TrainTrack, Viper. Tutto ciò che riguarda la parte di bilanciamento di carico tramite il prodotto CAMP, l'intero pacchetto delle soluzioni GFI che partono da FaxMaker fino ad arrivare a archivio, sicurezza endpoint, log management, molto importante soprattutto in quest'ultimo periodo per quanto riguarda la collezione dei dati che devono essere mantenuti per oltre 6 mesi, ma non riguarda questo webinar. Però se volete informazioni aggiuntive vi potete scrivere o inviare un'email successivamente. Fino ad arrivare alla soluzione di backup a macchine virtuali di Altaro che fa parte del webinar di oggi. Per concludere, possiamo offrire anche servizi aggiuntivi, quale supporto di prevendita, per aiutarvi a scegliere la giusta soluzione da dare al vostro cliente finale, supporto durante l'installazione che possiamo fare sia da remoto che on-site, assistenza post vendita e ovviamente per completare l'offerta possiamo anche formare il vostro personale interno, sia di tipo commerciale che di tipo tecnico, rilasciando un certificato finale. Ma adesso vediamo un attimino chi è Altaro, chi è questa azienda. Beh, loro nascono nel 2009 a Malta e rilasciano la prima versione della loro soluzione di backup nell'agosto 2011, che era quasi a cavallo con il rilascio di Windows Server 2012. Sono primi nel loro settore a rilasciare un sistema di backup, infatti completamente compatibile con la versione Windows 2012, perché sono proprio orientati al 100% alla soluzione di backup di macchine virtuali in ambiente Hyper-V e VMware, ora con la nuova versione. E come possiamo vedere dal grafico, hanno avuto un significativo crescita nel giro di pochissimo tempo della loro distribuzione. Vediamo adesso, entriamo un po' più nel dettaglio, Altaro VM Backup. La versione precedente di Altaro Hyper-V Backup versione 5 aveva introdotto per i sistemi administrativi un modo facile e intuitivo per gestire i backup delle virtual machine create con gli host Hyper-V, ma veniva sempre di più richiesto dalla parte dei rivenditori o anche dal cliente finale se fosse possibile implementare tale funzionalità anche su un altro tipo di ambiente che era assente sino a quel momento nella soluzione. Ovvero sia VMware. Grazie a un enorme lavoro dalla parte di ingegnerizzazione di Altaro, finalmente il 9 settembre, e quindi da pochissimo, è stata rilasciata Altaro VM Backup, che sostituisce Altaro Hyper-V Backup.
Quindi per chi già la conosce, tutte le funzionalità e le performance del vecchio sistema sono state ora migrate e potenziate all'interno anche dell'ambiente VMware, e tutto sempre gestito da una singola management console. L'installazione di per sé è semplice, quindi si installa su una macchina a 64 bit che può essere sia di tipo dedicata, l'importante è che vede la stessa rete degli host Hyper-V o VMware, ma può essere anche la stessa macchina dove gira l'ambiente Hyper-V VMware, a patto che siano sempre sotto ambiente Windows. Poi da qui si può fare il push degli agent nelle altre macchine per poter controllare e gestire le guest degli altri host installati su altri server. Ricordatevi che quando lo installate sulla stessa macchina dove gira Hyper-V VMware, l'agent è automaticamente installato, quindi a termine dell'installazione vi ritroverete già l'agent installato che bisognerà solamente licenziarlo e poi ovviamente si potrà partire per la gestione e il management di tutto quanto. Ci sono altri due tool da ricordare che vengono rilasciati. Per quanto riguarda Altaro VM Backup in modo gratuito che vi possono servire successivamente. Il primo tool è il Remote Management Tool. Remote Management Tool che vi permette di gestire tutte le vostre macchine dove sono installate le soluzioni Altaro da remoto. Quindi immaginate che voi installate ai vostri potenziali clienti X installazione Altaro VM Backup e volete dare un servizio aggiuntivo che gli potete dire: ok, noi vi possiamo controllare, configurare, cambiare, variare la configurazione del vostro sistema direttamente da remoto, senza che noi interveniamo qui localmente. È ovvio che bisognerà fare una configurazione sul loro firewall in modo tale da aprire una particolare porta, magari dedicata solamente al vostro IP pubblico. Però potete avere questo tool che vi permetterà di gestire multi installazioni. L'altro è l'Altaro Backup Server Tool. L'Altaro Backup Server Tool è un tool aggiuntivo che vi permette di gestire le copie off-site delle macchine. Poi più avanti, durante questa presentazione, vi spiegherò un attimino meglio come utilizzarlo e quando utilizzarlo. Quindi, per ricapitolare, l'installazione di per sé non prende cose particolari. Quindi scaricate da internet l'installer, lo installate su una macchina che può essere dedicata o può essere la stessa dove gira un host. Vi ho riportato per semplicità qui i vari sistemi operativi dove potete installare la soluzione Altaro VM Backup. E nella parte a destra, nel punto 2, potete vedere praticamente quali sono gli host che sono gestiti in questo momento da questa soluzione. Poi più avanti vi ho fatto un focus un po' più dettagliato a riguardo. Un'altra cosa che potete vedere è poi la parte della copia offsite, quindi tramite internet, quindi per dare una ridondanza della vostra copia di backup anche in modalità esterna, quindi di dare un full tolerance su tutto ciò che succede all'interno dell'azienda, perché si potrebbe spaccare un incendio, qualsiasi cosa, un determinato tipo di sistema dove state facendo il backup localmente, ma se avete anche una copia offsite, vi potete garantire che la copia sarà sempre, garantita. Ora vediamo, un attimino la procedura per quanto riguarda l'upgrade da vecchie versioni a quella nuova. Dalla versione 4 alla versione 5 è necessario fare un attimino una serie di step. La prima cosa è andare sul sito dell'Altaro che vi ho riportato qui nella slide, dove praticamente converte la licenza della versione 4, lì dove è stato già installato, quindi in versione 4, nella versione 5. Quindi una volta fatta questa tipologia di licensing potete installare il nuovo sistema con la nuova licenza. Vi ricordo che la disinstallazione della versione 4 andranno persi tutte le configurazioni backup non andranno persi in questa fase. L'installazione della versione 5 da qui è possibile scaricarla direttamente sotto da questo link. Quando poi cliccate al di sopra su questi link qua, questa è la pagina che vi verrà presentata dove al di sotto nel riquadro, quindi qui come potete vedere, potete fare il copia e incolla del tipo di licenza della versione 4 e quindi aggiornarla alla versione 5. Una volta fatto questa cosa qua e lanciando l'installer, lui si renderà conto di
ovviamente va lanciato esattamente sulla stessa macchina dove gira la versione 4. L'installer si renderà conto che c'è la versione 4 e vi darà due scelte. Cosa volete fare? Volete convertire il backup fatti fino a quel momento e la configurazione dalla 4 alla 5 o volete ripartire da zero? Quindi se ripartite da zero, tutti i vecchi dati e tutti i backup saranno messi a morire. Se invece fate la conversione, ci sarà un apposito agent che prima di partire, quindi la classica dashboard che voi conoscete, prenderà tutti quanti i vecchi backup e li trasformerà per adattarli alla nuova modalità di scrittura dei dati che Altaro versione 5 Hypervisor faceva in questa nuova versione. Vi consiglio di fare questa tipologia di startup upgrade, magari in orari notturni, in quanto prende parecchie risorse sulla macchina Altaro, e se sulla macchina Altaro girano anche altre soluzioni, potrebbe un attimino rallentare. Quindi fatelo per suggerimento in orari notturni. A questo punto potete scegliere, ok, l'abbiamo già detto. Inoltre, vi ricordo che nella versione da 4 a 5 l'unica cosa che saranno perse sono le sandbox restore schedule, quindi le relative configurazioni, l'off-site copy history report e il restore history report, quindi tutta la parte di reportistica che c'era nella parte 4. Ricordatevi che se lo fate in ambiente cluster, di avviare il tool ovviamente sul nodo master. In questa slide possiamo vedere le nuove porte di comunicazioni che vengono variate lì dove si andrà a utilizzare la versione 5. Per quanto riguarda invece l'aggiornamento dalla versione 5 alla versione 6, non ci sarà bisogno di fare l'aggiornamento della licenza. Quindi potrete tranquillamente fare l'installazione della nuova versione 5, chiedo scusa, della nuova installazione VM Backup 6 su Altaro Hyper-V versione 5. Non ci sarà nessun tipo di conversione perché utilizzeranno gli stessi dati e partirà direttamente con le nuove feature che vedremo a breve. Vediamo delle nuove funzionalità del sistema. Qui dalla Central Management è possibile con pochi clic installare l'agent Hyper-V. Quindi voi nell'agent Hyper-V voi andate a definire che cosa volete gestire. Ci sarà un wizard che vi spiegherà come fare questa migrazione e installazione, chiedo scusa. A questo punto, una volta installato, Altaro Hyper-V è pronto per lavorare. Sia la parte VMware sia la parte Hyper-V, vi ricordo, sarà sempre gestita da questa singola interfaccia. Tant'è vero che infatti nella successiva maschera, nella gestione dell'Altaro VM Backup Management, sia i VMware host che l'Hyper-V host li potremo vedere sempre sulla stessa macchina. Le versioni supportate, quindi, per quanto riguarda Hyper-V host, sono quelle di Windows Server 2012 R2, 2012, 2008 R2 e la versione Core. Per la parte VMware host, gestisce l'ESXi dalla 5.0 alla 6.0 e il vCenter dalla 5.0 alla 6.0. Vi ricordo che non potete utilizzare la parte VMware di backup se sono state gestite macchine VMware Player, ovviamente Workstation, o la licenza Free ESXi, in quanto mancano determinate informazioni per poterla integrare con il VM Backup che nell'ESXi License Full ci sono. Qui possiamo vedere la nuova interfaccia che è stata definita TreeView e Take Backup, dove praticamente sono state aggiunte direttamente delle iconografie più dettagliate rispetto alla versione vecchia, dove potete prendere la singola macchina e fare il drag and drop direttamente su un determinato sistema o su una determinata operazione. Anche nella configurazione delle backup location e l'offsite è stata riportata la parte di TreeView, e anche qui con un semplice drag and drop io posso assegnare se voglio fare il backup su un disco C piuttosto che sulla condivisione magari di rete della parte T oppure sulla parte offsite.
Un'altra configurazione utile che era stata richiesta prima è la configurazione WSS Setting, che prima nella versione 5 era un po' più nascosta, ma era possibile. Ora invece c'è un menu dedicato dove in questo modo io posso andare ad attivare o disabilitare la parte di configurazione WSS, quindi dell'Application Consisting e della parte del Truncate Log. Almeno in questo modo io posso avere la certezza abilitando queste funzionalità che di default, come potete vedere, nelle macchine Windows sono sempre abilitate, che tutte le copie di backup saranno sempre sicure, che non ci saranno errori all'interno del suo contenuto e sicuramente non andranno poi a impattare sulle prestazioni dell'attuale sistema che sta girando. Magari potrebbe essere SQL Server o Exchange durante la fase di backup, che lo possiamo fare anche durante il giorno, non ci saranno rallentamenti o disturbi di queste funzionalità online. Un'altra cosa nuova che è stata installata è la parte del GetHelp, quindi io direttamente nell'interfaccia al Taro po o posso generare un report se riscontro determinato tipo di errori e mandarli via email al supporto diretto di al Taro, oppure chiamarli direttamente, oppure fare una live chat con uno dei loro ingegneri specialisti che tipicamente la media d'attesa di risposta sulla live chat oscilla fra i 30 secondi e il minuto e mezzo. Non sto esagerando, è proprio così. Ovviamente potete anche contattarmi a me sia telefonicamente che via email, in quanto io seguo il supporto tecnico al Taro in Italia. Eventualmente, se avete bisogno di fare una sessione da remoto, ricordatevi che da qui potete scaricare facilmente il client che quello di TeamViewer, che non è un installer, è l'applicazione a sé che basta già lanciarla e parterrà l'informazione da dare al supporto remoto per poter entrare in sessione. Quando va andata a fare la generazione dell'error del report, quello che vi viene richiesto sono queste tipologie di informazioni, quindi il nome e cognome della persona che sta compilando il report degli errori, la propria email, il numero di telefono, il ticket number se avete già aperto un ticket e la descrizione del problema. Qua sotto possiamo aggiungere, solo se richiesto ovviamente dal supporto al Taro, il debug data, quindi prenderà un po' più di consistenza il file finale. E ovviamente una volta cliccato su io sono sicuro che il report manuale può contenere dati sensibili, però servono per il debug finale, andate a cliccare su Generation Report. Una volta terminato sarà la stessa interfaccia che andrà tramite una sessione simile a FTP a caricare questa file generale direttamente nel sito web di Altare. In questo modo, se siete in una sessione con il tecnico Altare direttamente, avrete queste informazioni, gli manderete queste informazioni direttamente al suo carico. Inoltre, cosa possiamo gestire da questo? Possiamo fare la coda dei backup e la loro gestione, quindi io posso vedere perché adesso con la versione già dalla versione 5 era possibile, con la versione 6 è stata riportata. Io posso ve vedere la coda dei backup che adesso è fatta in multitasking, quindi parallela. Se io lancio nello stesso orario tre backup di tre macchine diverse, partiranno tutte e tre insieme rispetto alla versione 4 che ne partiva una a uno. Ma la cosa importante è che io posso anche stoppare momentaneamente, se voglio, o addirittura annullare un determinato backup a partire da quell'orario. Posso fare la gestione di backup file location. Ora c'è la cancellazione automatica della Sandbox Restore. La Sandbox Restore è una macchina virtuale nella macchina virtuale. Praticamente permette in modalità automatica, una volta terminato il backup di una determinata macchina guest, di lanciare al suo interno questo backup per vedere se il recupero termina in maniera corretta senza nessun problema. Una volta terminato questo recupero, il sistema vi manderà via mail: ok, Sandbox Restore ha terminato con successo o non successo. In questo modo voi sapete esattamente se il backup, anche se è terminato bene, con questo ulteriore test, una volta che farete un restore successivo, potrà dare dei problemi o meno. Come vi ho detto, ci sono le verifiche del backup automatizzate. La possibilità ora di cancellare i vecchi backup direttamente dalla dashboard, in questo modo potrete liberare spazio, per esempio, direttamente a mano.
hanno migliorato la performance e la velocità del Granular Restore. Granular Restore praticamente è la funzionalità che vi permette di andare a prendere in una determinata immagine di un determinato periodo, perché voi avrete una lista, il singolo file presente in quella macchina. Quindi non dovrete rifare il restore di tutto quanto. Basta entrare con questa procedura direttamente all'interno della macchina e recuperare il singolo file. Ovviamente questa cosa qua è stata estesa anche su VMware, quindi non è che solamente su Hyper-V, ma anche su VMware avrete anche qui la possibilità di fare Granular Restore. E ovviamente è sempre presente la caratteristica del Reverse Delta Engine relativamente ai backup generati. Che cos'è il Reverse Delta Engine? E come Altaro realizza i backup? Vi faccio un esempio molto semplice per capire come, per chi non lo sa. Il primo backup che viene realizzato è sempre un full. Il secondo backup, Altaro sa riconoscere quali tipo di file sono cambiati rispetto al primo backup. Quindi che cosa fa? Prende il primo backup full, estrapola, quindi tira fuori i backup vecchi e con questo crea quindi il precedente backup e poi muove il full sull'ultimo fatto andando a includere i nuovi file che sono stati modificati. Questo vi permette a livello di backup e storage, un'ottimizzazione e velocità nel fare tutto quanto il backup, che non vi prenderà le successive backup ore, ma minuti. Poi lo vediamo adesso perché vi voglio fare un attimino la live demo direttamente dalla macchina che io ho in produzione. Un secondo solo che cambio monitor. Ok, questo che voi potete vedere in questo momento è il mio Altare VM Backup che utilizzo all'interno della mia azienda. La prima cosa, una volta che voi lo aprite, è la dashboard e vi ridà in maniera molto veloce quello che sta succedendo a livello di backup, quindi come è cambiato i backup nel tempo, come, quindi come occupazione di spazio, e una sorta di grafico a torta che mi dà un attimino un chiaro idea di ciò che è il libero spazio, il mio backup e quantità di spazio viene occupato da altre fonti. Tenete conto che il mio backup principale è fatto su un NAS da 4 tera e di conseguenza non gira solamente il backup di Altaro, ma ci sono anche altri file, ovviamente. Una volta che io l'ho installato, quindi la prima cosa che devo andare a fare è andare a crearmi gli host. Come vi ho detto all'inizio, la prima cosa che si fa quando si installa, Altaro praticamente, se riconosce che l'host è già presente, che sia Hyper-V o VMware, sulla stessa macchina, automaticamente installa questo agent. Altrimenti, se non è presente, voi semplicemente andando a cliccare su Add Host, vado a scegliere il tipo di ambiente dove io voglio fare questo tipo di push e una volta, per esempio, vado a selezionare WebEx, vado a selezionare i parametri che mi richiede per poter andare a gestire il mio sistema da remoto. Una volta finito l'installazione degli agenti, io mi ritroverò le macchine qui rappresentate, dove io ho una VMware di test, con una macchina virtuale installata sopra e due macchine Hyper-V in cluster, dove una ha quattro macchine virtuali e l'altra ne ha tre. Posso poi da qui fare eventuali filtri per solamente vedere le macchine virtuali di tipo VMware Hyper-V, ma questo è a vostra discrezione. Una volta fatta questa cosa qua, va configurato dove andranno a essere depositati i backup. Quindi nel mio caso io ho costruito un path relativamente del mio NAS, ho, giusto per test, creato anche un path a livello locale, quindi sul mio disco locale del server, e mi sono creato anche delle macchine off-site, dove possono essere o una macchina off-site che ha all'interno l'Altaro Backup Server, che praticamente è il secondo tool che vi avevo fatto vedere prima, che quindi realizzerà una comunicazione diretta per fare le copie offsite. Nel mio caso mi sta dicendo che è disconnessa perché l'altra macchina dove io stavo utilizzando per fare questo tipo di test l'ho dovuto utilizzare per altri tipi di attività, quindi in questo momento non è più online.
Oppure posso anche definire un driver rotation esterno, quindi degli USB che io cambio giornalmente o periodicamente. Posso istruire lui che a seconda dell'USB che ho connetto, dove, quale di questi driver dovrà utilizzarli. Ipotizziamo uno per lunedì, secondo per il martedì e così via. Per poi assegnare questi spazi a quale macchina dovranno essere utilizzate per poterci porre al di sopra i propri backup, basta prendere il relativo agente, quindi il guest, in questo caso il Vergine 2008, e lo posso andare ad associare direttamente a quale backup location lo voglio assegnare, semplicemente spostandolo in questo modo. Una volta fatto questo, poi devo definire le temporizzazioni. Quindi, ok, ho la mia macchina guest specificata e allocata su un particolare tipo di backup, ma quando fargli fare questo tipo di attività di backup su quel tipo di location che avevo definito prima? Ok, dalle schedule posso andare a definire questo. Quindi, per esempio, qui ho il file sharing e i due XP client VMware che ogni domenica a mezzanotte vanno a fare questo tipo di attività. Ne ho un'altra macchina che si chiama Muletto, che lo fa il mercoledì e la domenica alle 3 di mattina. Ho un'altra macchina che si chiama Solver, che fa il backup il sabato e la domenica alle 8 di sera. E ho altri backup schedule che lo fa dal lunedì al venerdì, tutte quante nello stesso periodo. Come potete vedere, io posso assegnare una stessa macchina, Solver VM qui e Solver VM a due schedule diversificati. Okay? Possono essere anche dello stesso giorno. Il ragionamento, come vi ho detto prima, è sempre il drag and drop. Io vado a prendere da qui la macchina che io voglio associare a questo tipo di schedule e la schedule, quando entrerà in azione, lo andrà a scrivere sulla backup location definito prima. Nella Retention Policy invece io vado a definire questi backup che io faccio, quindi giornalmente, settimanalmente, mensilmente, quanti di questi backup poi dovranno essere mantenuti all'interno dell'archivio. Quindi io continuo a fare archivio ogni giorno, per esempio, ma se lo lasciassi solamente in questa condizione mi ritroverei a un certo punto disco saturo perché avrò centinaia di backup fatti giornalmente, no? Con il Retention Policy io posso definire, no, guarda che per questa macchina, prendiamo sempre questa povera vergine, lo vado a inserire qui nelle 2 settimane e gli vado in questo modo a istruire ad Altaro che la macchina vergine, dopo 2 settimane, tutti i backup più vecchi 2 settimane verranno automaticamente cancellati. Nella parte di notification invece vado a fare la configurazione della posta elettronica. Quindi praticamente quando lui avrà terminato un determinato tipo di attività, se saranno andati a buon fine o fallite, come potete vedere qua sopra, lui mi invierà un'email come altarobackup@sintel.com alla mia email di supporto@sintel.com. Nell'advanced setting invece posso andarmi un attimino un po' più a crearmi delle configurazioni customizzate per ogni singola macchina virtuale. Quindi di default sono tutte quante con compressione attiva. Se voglio backup locali, posso abilitare l'encryption, quindi rendere più sicuro questo tipo di backup in modo tale che nessun altro in qualche modo possa andare a leggere ciò che c'è all'interno. Ricordate che quando fate le configurazioni dell'offsite, quindi nella parte esterna, vi verrà sempre chiesto una chiave di encryption e non potete non metterla per le parti di offsite. Exclude ISOs, invece, praticamente se io nella ma macchina virtuale vado a caricare una ISO all'interno del mio CD-ROM, quell'ISO non sarà presa in considerazione, di default è abilitato. Il reverse delta e invece praticamente è la configurazione che dice, guarda che ogni 30 backup me lo fai uno full. Quindi immaginate nel mese, io parto mese, giorno 1, fa il full e poi va avanti. Quando siamo arrivati a 30 giorni, perché come io prima vi ho detto che ne fa solo uno di full e tutti gli altri backup precedenti sono i differenziali, chiamiamolo in questo modo, no? Con questa configurazione qua invece me ne farà uno marcato full comunque. Io posso definire quindi ogni quanti full comunque fargli fare dopo X tempo. E
Per terminare abbiamo anche la possibilità di fare l'esclusione dei driver. Voi avete una macchina guest che ha il disco C e il disco D, dove nel disco D avete i dati che vi servono. Quindi è inutile fare anche il backup del disco C dove ci sta solamente il sistema operativo, per esempio, se lo volete fare in questo modo. Quindi da qui potete andare a definire escludi da questa macchina questo relativo disco. USS Setting, come vi ho detto prima, è quello che è stato potenziato un po' al tempo, perché prima era un po' più nascosto questa tipologia di configurazione. Ora invece c'è l'apposito menu dove potrete andare ad abilitare e disabilitare direttamente l'application consistente e il truncated log. Vi consiglio, quando andate a installare una macchina virtuale che come guest all'interno gira in Linux, di disabilitare l'application consistent, perché è un qualche cosa strettamente dedicato per Windows. Per quanto riguarda il Master Encryption Key, è quello che vi ho detto prima, quindi quando attivate l'encryption sulla parte offsite o locale, qui è dove dovrà essere scritta la chiave. Nelle virtual machine, qui posso andarmi a gestire invece il backup diretto, quindi posso proprio fare una forzatura del backup. E la stessa cosa posso fare anche una forzatura del backup sulla offsite copy. Nella parte di restore e tramite un wizard guidato in 4 step vi permetterà di recuperare una determinata immagine di un determinato tempo temporale e riportarla all'interno dell'Hyper-V o VM Backup, sovrascrivendo l'attuale macchina. Chiedo scusa, non sovrascrivendo, creando una copia a parte. La copia a parte sarà di default con la scheda di rete disabilitata, proprio per evitare magari di entrare in conflitto con la primaria. In questo momento non è possibile risovrascrivere direttamente la macchina virtuale guest che sta girando con la parte di restore, ma questa funzionalità dovrebbe essere implementata a breve, non ho tempi ancora. Il Granular Restore invece mi permette, come vi ho detto prima, di andare a recuperare un singolo file all'interno di un backup qualsiasi della data che voi potete scegliere. Quindi andate a definire da quale posizione andare a fare il recupero. Nella successiva step vado a definire quale macchina voglio andare a recuperare come parte granulare. Qui abbiamo la lista dei backup fatti di questa macchina, per poi arrivare alla fine del 4 step che mi farà vedere tutto quanto la configurazione del disco e prendere il singolo file. La stessa tipologia di configurazione, chiedo scusa, la stessa configurazione di configurazione, quindi di recupero granulare, lo posso anche applicare alle macchine che hanno al loro interno Exchange Server. Quindi con questa parte qua, Exchange Item Level Restore, mi permette di andare a leggere direttamente il database di Exchange perché se ne rende conto e io posso andare a recuperare la singola email in una singola cartella di un singolo utilizzatore email. Quindi è molto interessante anche questa parte qua. Per la parte di SQL, molti me l'hanno chiesto, non posso andare a recuperare un particolare informazione all'interno della DB, però ovviamente io posso andare a recuperare l'intero DB di un particolare giorno e di fare il restore sulla macchina precedente. La sandbox e verification invece è il test e verifica del backup che tramite questa configurazione, nel mio caso io non l'ho abilitato perché non ne ho necessità, posso andare a testare tutti i backup che lui fa giornalmente per vedere se una volta recuperati, fatto il restore, tutte le cose funzionano tranquillamente senza nessun problema. Qui ovviamente vado a schedulare quando fare. Nei report mi dà la possibilità di vedere i report di tutto ciò che è successo all'interno della mia macchina, se ci sono problemi, eccetera. Per esempio, qui ho il problema delle mie due macchine VMware Sphere, ma perché ovviamente sono spente in qualche macchina di test, e ho la macchina file sharing DMZ che era in maintenance e ovviamente quel giorno era spenta e non l'ha trovata e mi ha mandato la segnalazione di errore. Maintenance Tool. Qui abbiamo la possibilità di andare a cancellare localmente o offsite un determinato tipo di backup o determinati tipi di backup, quindi per liberare spazio. E per ultimo, ma non per ultimo, abbiamo il famoso GetHelp che vi ho spiegato poco fa,
dove praticamente vi dà la possibilità di generare il report, di contattare via mail sul portale direttamente, di avviare una live chat direttamente dall'interno dell'interfaccia per potervi dare un determinato tipo di supporto su un eventuale problematico o dubbio sulla configurazione della macchina. Ok. Ritorniamo alla nostra presentazione. Perché volevo parlare un attimino delle licenze e del costi. Non è che è cambiato moltissimo rispetto all'Altaro Hyper-V Backup. Altaro VM Backup adesso non ha avuto nessun tipo di variazione di costi. Abbiamo tre edizioni come prima, quindi la Freeware, la Standard e la Unlimited. Vi ricordo che la Freeware esegue sino a due virtual machine come backup, ed ha diverse limitazioni, poi più avanti ve la faccio vedere. La Standard Edition può gestire fino a 5 virtual machine per host. La Unlimited ovviamente gestisce tutte le macchine virtuali presenti su un singolo host. Il licensing è per host. Ricordatevi questo. Quindi se voi avete 3 macchine host, dovrete prendere 3 tipologie di licenze. E il tipo di licenze di tipo Standard e Limited dovranno essere modulate in modo tale che a seconda del numero di macchine guest che stanno girando dovrete andare a prendere il tipo di macchine. Quindi se voi avete 6 macchine guest, è ovvio che una standard non vi basta e avete necessità di prendere la Limited Edition. Siccome è stata introdotta adesso la nuova modalità VMware, sono state variate le definizioni delle SKU, quindi la nomenclatura delle macchine. Come prima, ma sono rinominata HVE e HVSE che vanno a coprire la parte di Hyper-V Unlimited Edition o Standard Edition. Quindi sono le licenze dedicate che possono vedere esclusivamente di tipo VMware, chiedo scusa, Hyper-V. Nella successiva invece VMUE e VMSE è la stessa cosa, Unlimited ed Standard, ma solo per VMware, per arrivare poi a quelle finali MEUE ed MESE, che sono quelle ibride, quindi possono sia gestire host Hyper-V che VMware. Può essere gestite o a uno o all'altro in maniera indistinta, significa. Un'altra cosa importante che è la parte di scontistica a seconda della modalità di partnership che voi instaurate con noi. Quindi se partiamo con uno sconto del 20% fino ad arrivare allo sconto del 30%. Ci sono tre modularità di partnership: la standard, il certificate e le light. La standard è quella di base, dove vi garantisce supporto gratuito, formazione e certificazione gratuita, accesso al portale, ai tool di marketing. Licenze NFR, ovviamente, se fate più di due vendite. Man mano che andate avanti, come potete vedere, per esempio, se condividete i vostri deal di registrazione con noi, allora potete accedere alla parte certificate, fino ad arrivare poi alla parte light, quando vengono fatte delle sinergie di marketing in comune. Vi invito per questo, se volete avere più dettagli, poiché io seguo fino a un certo punto la parte commerciale, di contattare i vostri referenti commerciali che nelle ultime mail vi sottolineerò. Ricordatevi che per la certificazione di Altare, per avere il certificate, avete bisogno di fare almeno 5 vendite, che abbiate un vostro tecnico che sia certificato come Altaro VM Backup, che lo rilascia direttamente all'Altaro di modalità online, e che avete nel vostro sito internet aggiornato con la pubblicità del prodotto Altaro. Queste che state vedendo sono i vostri referenti commerciali, quindi avete a disposizione Nicoletta Carrus che risponde alle mail di commerciale@sintel.com e poi la Sara Giovannetti che risponde a giovannetti@sintel.com. Se le volete chiamare direttamente e parlarci, quindi componete il numero 06 42 87 2123 e selezionate nell'IVR la parte commerciale. Per quanto riguarda il servizio tecnico, mi potete contattare allo stesso numero selezionando nel VR la parte tecnica, oppure scrivermi ad altaro-italia@sintel.com o direttamente a supporto@sintel.com.
Allora, il webinar è terminato, però vorrei adesso vedere eventuali domande per potervi rispondere. Vi chiedo solamente un attimo di secondo, grazie. Se volete scrivermi qualche domanda in particolare, me lo potete fare direttamente nella vostra interfaccia, nella parte chat, per poter interagire con voi in tempo reale e darvi delle risposte. Ho una domanda relativa a se Altar Web Backup può supportare la parte di cassetta esterna come rotation di backup. No, attualmente ancora non è possibile in quanto non è stata ancora implementata questa tecnica, però mi è stato garantito che a brevissimo verrà ampliata anche questa parte. Ok, se non ci sono altre domande, vi ringrazio tantissimo della vostra attenzione. Ricordatevi, se volete contattarmi successivamente per avere ulteriori delle citazioni sul prodotto Altar UEM Backup o anche per tutte le nostre altre soluzioni a listino, mi potete contattare su support@sintel.com oppure chiamarmi direttamente al 0642872123 selezionando la parte tecnica. Vi ringrazio tantissimo e buona giornata.